La preside che è con noi gestisce, dirige due comprensivi, quindi insomma un raggio piuttosto ampio dalla materna, se non sbaglio, fino alla media inferiore dove ci troviamo in questo momento. Quindi regole anche diverse, no? In questo range di età. Certo, sono procedure diversificate che prevedono appunto per la scuola dell'infanzia fino al quinto caso di positività la scuola in presenza senza ulteriori restrizioni. Ovviamente stiamo parlando di bambini che non presentino sintomi, le insegnanti indossano l'FP2, tutti quanti senza sintomi continuano a frequentare, laddove si manifesta il sintomo invece si interviene con un tampone rapido anche autosomministrato. Nella scuola dell'infanzia è ammesso anche questo, proprio per accogliere un po' di più i bambini che sono proprio quelli che hanno più difficoltà con i tamponi rapidi. Ecco, lei ha inviato una mail a tutti i genitori dove ricorda queste regole, perché sono tante, ma vi consentono o no di avere più didattica in presenza secondo lei? Senza dubbio, perché nella scuola primaria e nella scuola secondaria per raggiungere la didattica a distanza, come facevamo prima, anzi la didattica digitale integrata, si deve raggiungere il quinto caso a distanza di 5 giorni dall'ultimo caso precedente. Quindi parliamo di un range di tempo ipoteticamente dilatabile di 25 giorni. A seconda di quella che poi è l'incidenza, ecco, dovremo vedere che cosa accade. Sicuramente tante classi, io in questo momento ho 129 ragazzi in sorveglianza alla scuola qui di Civitella e 95 a Monte San Savino, sarebbero state tutte classi che sarebbero andate in quarantena con il vecchio sistema e che invece sono tutte in sorveglianza. Ecco, i genitori però che cosa si sente di dire? Ricordiamo appunto l'importanza che non ci siano sintomi, queste regole valgono quando non ci sono sintomi. In questo momento, come sempre, ma in modo particolare, la collaborazione, la correttezza dei genitori è fondamentale. Mi preme dire che i nostri genitori nel territorio sono sempre stati molto attenti, però chiaramente, ecco, in presenza di sintomi vale il divieto generale di accedere ai locali scolastici con temperatura sopra 37,5 o con sintomatologia di tipo respiratorio. Quindi chiaramente questo, la precauzione, l'invito è a fare attenzione in questo senso.